Assessore Anna Bosco, la città di Vasto ha voluto rendere omaggio, un omaggio che sarà per sempre, intitolando questa palestra a due figli di questa terra, Davide Centofanti e Maurizio Natale, in un luogo che è frequentato dai giovani, giovani come erano loro e giovani che devono crescere con dei messaggi positivi. Sì, abbiamo voluto lanciare questa mattina con i colleghi di giunta e con le scuole, in particolare Palizzi e Mattioli di Vasto, un messaggio. Abbiamo voluto dedicare per sempre, come dici giustamente, questa palestra a due ragazzi che erano conosciuti, che erano due sportivi anche riconosciuti, impegnati nello sport e soprattutto accomunati dallo stesso destino, purtroppo. E voglio ringraziare le scuole per aver organizzato questa iniziativa con l'amministrazione comunale e anche la disponibilità delle famiglie interessate. In particolare colgo l'occasione per ricordare che questa sera ci sarà una messa proprio anche in memoria della famiglia Tamburro, famiglia vastese che perse i propri cari e congiunti quella notte del 6 aprile 2009 all'Aquila. Ha rivolto anche un messaggio a tutte le persone di questa città che 10 anni fa sono andate all'Aquila e poi l'hanno fatto anche nei mesi successivi per dare una mano. Sì, abbiamo voluto ringraziare soprattutto i volontari che quella notte motu proprio sono partiti per l'Aquila senza temporeggiare insieme a tantissimi altri volontari italiani, dimostrando proprio il carattere di noi abruzzesi, forti e gentili, sempre pronti veramente a sostenerci nonostante le difficoltà. Ho pensato alla Protezione Civile, ho pensato alla Croce Rossa, ho pensato alla GESC, al gruppo scout di Vasto, dare un supporto a chi in quel momento, senza sapere l'impatto che quell'onda chilometrica, secolare, si è aperta sulla città dell'Aquila, avesse potuto provocare nell'immediato, non ci ha pensato due volte, appunto si è messo a disposizione partendo nottetempo. Ci saranno poi altre iniziative durante l'anno per ricordare queste vittime del terremoto? Ma innanzitutto l'impegno che vogliamo fare è portare avanti e mantenere meglio questa struttura, perché oggi prende il nome di questi ragazzi e quindi ci teniamo che venga ben tenuta, ravvivata, valorizzata e soprattutto animata sempre meglio e sempre di più dalle associazioni sportive che già la praticano, la frequentano, ma che altre iniziative del genere possano essere ancora organizzate.